Ave legionari, se camminate per Roma nel quartiere Prati, c'è una lunga e prestigiosa via che è la via Cola di Rienzo. Ma Cola di Rienzo non è un nome casuale, è stato uno dei più grandi condottieri della Roma medievale e anche se, diciamo, la sua iniziativa politica è durata pochissimo e poi si è conclusa tragicamente, merita di essere ricordato perché ha cercato di portare la Roma medievale in una epoca diversa e forse la storia della città sarebbe stata completamente differente. Cola di Rienzo nasce nel 1313. Il padre era un oste, portava avanti una taverna e la madre, dalle fonti del tempo, probabilmente era una lavandaia. Quindi ha delle origini molto umili di gente lavoratrice e non sappiamo esattamente il giorno e il mese. Sappiamo che nel 1313 nacque il nostro Cola di Rienzo e nacque qui, nel rione di Roma che si chiama Rione Regola, che tra l'altro oggi esiste ancora, ed è praticamente, per farvi capire, è il rione dove c'è Piazza Farnese o Via dei Giubbonari, no? Quindi è un rione storico e ancora oggi perfettamente abitato dai romani. In realtà la sua vita è quella di ragazzo di quartiere, cresce nel rione Regola, tra le taverne, nella Roma medievale, fa le sue scampagnate, va in campagna, ritorna, cioè è un classico ragazzo romano di quel periodo storico. Però, oltre a essere un tipico ragazzo di quartiere, è anche molto intelligente, ha una intelligenza vivace e si dimostra anche volenteroso nell'apprendere, nello studiare, la storia, quindi è un ragazzino molto acculturato per la sua età. Si vede che ha qualcosa di particolare che lo distingue dagli altri. E allora, nel momento in cui muore la madre, il giovane Cola di Rienzo si trasferisce nella cittadina di Anagni, perché lui aveva dei parenti contadini, si trasferisce ad Anagni e vivrà lì per 13 anni, quindi finisce la sua adolescenza e arriva la prima giovinezza in quel di Anagni vivendo con i parenti. E durante questi anni che trascorre ad Anagni nelle campagne con i parenti, è vero che si dedica ai lavori agricoli, ma allo stesso tempo studia da autodidatta. Studia la storia dell'antica Roma, riesce a capire il latino, è anche capace di decifrare le scritte sui monumenti che trova, quindi ottiene con le sue sole forze, in maniera completamente da autodidatta, una ottima cultura per il suo tempo e quindi cresce così. Fino a quando arriva ad avere 20 anni. Quando ha 20 anni, in occasione della morte del padre, che ovviamente lo addolora e cambia ulteriormente la sua vita, allora Cola decide di tornare a Roma, quindi ritorna ovviamente nei luoghi dove è nato e una volta tornato a Roma è un personaggio di tutto rispetto, nel senso che è un importante notaio, è un oratore, appartiene a quella classe dei romani istruita e acculturata, quindi è un ottimo personaggio che però dimostra di volersi dedicare alla vita politica, cioè sensibile alla politica del suo tempo. E una prima esperienza, una primissima esperienza politica, la fa dal Papa. In questo periodo storico il Papa non aveva la sede a Roma, ma si trovava nella cittadina francese di Avignone, si chiama Cattività Avignonese, poi in un documentario vi spiegheremo perché. Ma in questo periodo il Papa si trova, chiamiamolo in trasferta, ad Avignone in Francia. E lui fa parte di una delegazione che va di fronte al Papa, che in quel momento è Clemente VI, e fa un'ottima impressione al pontefice, perché è carismatico, acculturato, racconta con dovizia di particolari la vita romana, cioè è un personaggio di spicco rispetto agli altri. E Cola di Rienzo coglie l'occasione per denunciare di fronte al Papa tutta la serie di brutture e oscenità che fanno le famiglie baronali romane, cioè le famiglie aristocratiche, i baroni, che in questo periodo dominavano la politica della città di Roma.
dice che i baroni fanno il bello e il cattivo tempo, le loro milizie si danno al gioco d'azzardo, rubano, ci sono violenze, stupri che non vengono puniti. Quindi denuncia una situazione molto grave nella città di Roma. E il Papa si dimostra a lui vicino e capisce cosa Cola gli sta raccontando. Evidentemente Cola di Rienzo in questo momento fa breccia nella mente del pontefice, che lo riporta a Roma e quando torna a Roma ha un incarico importante. All'interno, nella compagine dello Stato Pontificio, lui è il notaio della Camera Apostolica. Cioè a Roma ha il compito, per conto del Papa e della Camera Apostolica, di amministrare le finanze, fare da notaio, fare da giudice nei piccoli processi, ha anche alcune capacità e poteri legislativi, quindi diventa un notabile, una persona importante a Roma e quindi la figura di Cola di Rienzo diventa sempre più determinante per la città. Arrivato a questo punto, Cola di Rienzo arriva evidentemente a un progetto politico nuovo per Roma, cioè lui stava meditando, preparando, stava concependo da diversi anni un nuovo futuro per la città di Roma. E qual è il pensiero politico di Cola di Rienzo? Lui vuole sicuramente rispettare la figura del Papa, che in quel momento, ripeto, si trova ad Avignone. Però vuole combattere le famiglie aristocratiche, cioè i baroni romani. Perché questa idea? Perché i baroni e le famiglie baronali romane a volte sono più a favore dell'imperatore del Sacro Romano Impero, altre volte sono più a favore del Papa, ma comunque hanno un potere su Roma anche molto violento. Dominano con i loro castelli, ci sono dei loro uomini che controllano i ponti nella città e di accesso a Roma, che chiedono il pizzo per pagare, si lasciano andare alle violenze, molte volte le leggi vengono ampiamente ignorate da tutte queste famiglie baronali, fanno il bello e il cattivo tempo e storcono denaro, quindi si tratta di una situazione che fa soffrire terribilmente il popolo e i cittadini romani. Lui vorrebbe invece, al posto del dominio dei baroni, mettere il dominio dei cittadini romani, cioè vorrebbe trasformare Roma in una città-stato in cui i cittadini, in maniera totalmente autonoma, si organizzano in un vero e proprio consiglio generale dei cittadini romani, eleggono delle loro magistrature, delle proprie leggi e quindi si autogestiscono, sul modello dei comuni che erano più a nord, cioè Milano, Firenze, la Repubblica di Genova, Venezia, che avevano proprio in questo periodo storico queste caratteristiche, no? I famosi comuni italiani medievali. Quindi, in altre parole, si può dire che Cola di Rienzo voleva portare Roma, che era rimasta indietro rispetto alle città del nord, voleva portarle verso il modello del comune medievale italiano, che in quel momento era uno dei più sofisticati e autonomi contro il potere dell'imperatore e il potere feudale. Allora, tutto questo progetto politico deve essere però adeguatamente comunicato ai cittadini. E allora Cola, per fare questa comunicazione politica, pensa come può farsi capire dalla popolazione, perché ovviamente i cittadini erano ignoranti, non sapevano leggere, non sapevano scrivere, quindi era molto difficile farsi capire. E allora pensa una sorta di vera e propria comunicazione politica basata sugli affreschi. Il primo affresco che lui presenta è sulle mura del Campidoglio, rivolto verso il mercato, quindi dove tutti i cittadini potevano facilmente vederlo, ed è effettivamente un affresco molto suggestivo, molto importante. Praticamente c'era un mare in tempesta, al centro c'era la città di Roma e c'erano attorno tutte delle donne, che rappresentavano le antiche città, come Babilonia, come Troia, come Gerusalemme, come Cartagine, che erano cadute sotto il potere di Roma. Poi sulla sinistra c'era l'Italia e le virtù cardinali, che venivano ovviamente rappresentate come dei simboli, e sulla destra, su un'altra isoletta, c'era la personificazione della fede cristiana che pregava. Questo affresco, quindi, in realtà rappresenta lo strapotere dei baroni romani che stanno soggiogando i cittadini e stanno portando la città in una situazione di devastazione, di povertà e di miseria. Quindi questo primo affresco impressiona grandemente tutti i romani. Poi c'è una seconda situazione in cui Cola di Rienzo
fa questa sua comunicazione, questo suo exploit politico. Lui, nella zona di San Giovanni in Laterano, aveva ritrovato la cosiddetta Lex de Imperio Vespasiani. La Lex de Imperio Vespasiani, qui torniamo alla Roma antica, era una legge in cui l'imperatore Vespasiano aveva una serie di poteri, di prerogative sostanzialmente autonome rispetto al Senato, quindi in maniera molto più indipendente rispetto a prima. Ecco, lui ritrova queste tavole e le utilizza per la sua propaganda politica. Presenta un nuovo affresco dove c'era da una parte il Senato romano e tutta una grande assemblea di notabili e al centro c'era l'imperatore. Questo cosa significava? Lui voleva far capire che dovevano essere i cittadini romani a decidere il loro imperatore, i cittadini a decidere i propri rappresentanti, non subire il potere dei baroni, delle famiglie aristocratiche che non erano eletti da nessuno. Quindi questo è un altro messaggio molto forte che infiamma i cittadini romani e gli propone quindi un nuovo sistema politico. Poi c'è una terza occasione, un terzo affresco che viene visto da tutti quanti, che viene esposto alla chiesa di Sant'Angelo in Pescheria. In questo caso che cosa succede? In questo caso c'era a sinistra una grossa fiamma che rappresentava un po' l'inferno, dove tutti i nobili e i popolari, no, stavano bruciando nelle fiamme. E Roma è rappresentata, incarnata da una donna vecchia, spaventata, che cerca di scappare dalle fiamme. Poi, più sulla destra, c'era un campanile da cui usciva l'agnello sacro e i due uomini, San Pietro e San Paolo, che chiaramente mostravano la via della salvezza nel nome del Signore. Questo è evidentemente un messaggio per cui si voleva coinvolgere il messaggio cristiano e si voleva far capire che qualsiasi iniziativa popolare e della cittadinanza di Roma per riconquistare la libertà sarebbe stata protetta da Cristo, no? Protetta anche dal Papa. E allora questi tre affreschi, queste tre grandi esibizioni che Colla di Rienzo fa al pubblico, convincono e fanno capire ai cittadini il suo messaggio politico e la necessità di ribellarsi al potere dei baroni. Allora, Colla, che ha veramente un carisma straordinario, sappiamo dalle fonti del periodo che sul Colle Aventino, in un monastero, riesce praticamente a circondare un centinaio di uomini che diventano suoi fedelissimi e che vogliono supportarlo nel prendere il potere a Roma. E allora c'è una storica, importantissima sorta di sfilata che Colla di Rienzo fa. Colla di Rienzo, seguito da un centinaio di uomini anche armati, prosegue, entra attraverso le porte principali, tra le strade di Roma, con tutti i cittadini che lo guardano, e quindi ci sono un centinaio di uomini, Colla di Rienzo, e davanti a lui tre gonfaloni. Il primo gonfalone rappresenta Roma seduta fra due leoni, con il mondo in una mano e la palma della vittoria nell'altra. Poi c'è un secondo gonfalone bianco con San Paolo che teneva la corona della giustizia e la spada. E poi il terzo gonfalone rappresentava invece San Pietro con le chiavi della concordia e della pace. Quindi lui con questa sfilata sale in Campidoglio di fronte a tutta la cittadinanza che lo guarda attonito, che viene un po' anche ipnotizzata dal suo carisma, dal suo volto, dal suo modo di parlare, dalla capacità che aveva di infiammare gli animi, e lì, in cima al Campidoglio, Colla di Rienzo proclama la nascita del Comune di Roma, cioè di un nuovo ordine politico che avrà i cittadini al centro. Il vicario del Papa è d'accordo, quindi questa operazione viene sostanzialmente lasciata fare dal pontefice che sta ad Avignone, e allora Colla di Rienzo, in una situazione di immensa emozione, di coinvolgimento di tutti i cittadini, proclama quello che lui chiama i nuovi ordinamenti del Comune di Roma. Sono ordinamenti a favore del popolo. Il primo era quello di limitare il potere dei baroni, che non potevano più occupare i ponti, occupare le strade principali, esigere delle tasse senza motivazione, quindi si limitava il potere dei baroni romani in maniera drastica. Poi c'erano delle idee per contrastare la violenza, quindi riprendere a punire gli stupri, a punire gli omicidi, incarcerare coloro che rubavano per le strade, quindi ci sono delle manovre per il ripristino dell'ordine pubblico, che ormai era totalmente perduto.
E poi un'altra linea politica era quella di utilizzare le risorse a disposizione e le tasse, cioè le gabelle che pagavano i romani, per le persone meno abbienti, quindi i poveri, i pellegrini, le vedove, le persone ammalate, i bambini. Quindi tutto questo nuovo ordinamento dà veramente, diciamo, una organizzazione politica a Roma che è avanti anni luce rispetto al periodo medievale. Tutti i cittadini festeggiano Cola di Rienzo, lo proclamano signore di Roma e comincia quindi la storia del comune di Roma, laico, indipendente, guidato da Cola di Rienzo. Il potere di Cola di Rienzo in questo momento è molto forte, molto saldo, perché i baroni non riescono ad attaccarlo e a farlo destituire. Comincia così il governo di Cola di Rienzo a Roma nel bel mezzo del 300, che è un governo che dura molto poco, adesso vedremo perché, però è un governo quasi illuminato, nel senso che Cola di Rienzo presiedeva il Consiglio Cittadino. Consiglio cittadino nominava delle magistrature in maniera molto organizzata, in maniera collegiale, rispettando una serie di norme. E la società era divisa in ordini. C'erano i notai, i giudici, c'erano i commercianti che lavoravano, gli agricoltori che si occupavano dei campi, quelli che si occupavano della manifattura. Cioè, noi abbiamo delle fonti del tempo che in maniera quasi commossa ci raccontano come Roma avesse trovato in quel momento, in quella situazione, una sorta di pace, di collaborazione, no? Quindi la città era tutta dominata da questi ordini di professionisti che lavoravano in maniera piuttosto efficiente. Tra l'altro anche i rapporti tra la Roma comunale e le altre potenze medievali erano ottime, nel senso che il nuovo comune di Roma, o altresì chiamato il nuovo regno di Roma, mandò delle ambascerie, per esempio all'imperatore del Sacro Romano Impero, che riconobbe di buon grado questa novità politica di Roma. Anche il Papa accettava e autorizzava questa svolta politica della città. E poi ci furono anche degli ottimi segnali dalle altre grandi potenze, Milano, Genova, Venezia. Addirittura arrivavano anche al contrario delle ambascerie dalle altre città verso Roma, magari per chiedere consiglio o supporto militare o supporto strategico commerciale. Quindi questa nuova Roma che Cola di Rienzo aveva creato stava veramente procedendo bene sia nella politica interna che nei rapporti con le altre grandi potenze medievali. Però a un certo punto questa situazione si degenera. Perché si degenera? In parte perché comunque i baroni non si erano certamente arresi, c'erano troppi poteri in gioco. In parte perché Cola di Rienzo cominciò a esagerare, a perdere di lucidità, a perdere di realismo politico e anche un goccio di megalomania. Quindi Cola di Rienzo, che era amato, abbracciato, quasi venerato da tutti, cominciò a dare segni un po' eccessivi. Per esempio, nel battistero di San Giovanni si fece proclamare cavaliere, quindi così in maniera un po' autoreferenziale, con grandi feste, con grandi giochi, però insomma sembrava un po' eccessivo, cioè si stava un po' glorificando troppo la sua figura. E poi fece anche degli errori politici, cioè forse sospettando un complotto contro di lui, forse perché aveva ricevuto delle voci, però senza una reale e precisa identificata motivazione, fece arrestare dei membri dei colonne degli Orsini, anche se gli avevano giurato fedeltà, e stava per farli giustiziare a sua capocchia, cioè a sua totale decisione e iniziativa. E questo comincia a non andare più bene. Tanto è vero che i Colonna e gli Orsini, che sono scappati fuori dalla città, si organizzano con le loro milizie, con i loro eserciti privati e marciano contro Roma. E Cola di Rienzo è costretto a prendere le milizie cittadine romane e ad affrontarli in una battaglia, la cosiddetta battaglia di Porta San Lorenzo. In quel caso poi Cola vince la battaglia, però non è un bel segno, cioè significa che si sta perdendo quella coesione iniziale
e proprio la leadership politica di Cola di Rienzo sta diventando confusa e a tratti troppo aggressiva, in maniera magari anche ingiustificata. E le fonti di quel periodo ci dicono anche che ormai Cola si abbandonava al lusso, era ingrassato, mangiava, beveva, giocava d'azzardo, stava addirittura cominciando un attimino, insomma, a non essere sempre presente con la testa, ogni tanto era troppo megalomane, insomma, stava perdendo un po' l'aderenza con la realtà. E allora capitò che tutte le forze interne alla città di Roma cominciarono ad abbandonarlo. Il vicario pontificio, che quindi faceva le veci del Papa a Roma, abbandonò Cola di Rienzo e smise di dargli il suo supporto politico. E questo per tutti i cristiani, e in particolar modo i cattolici, era un messaggio importante. I baroni ebbero il modo di riorganizzarsi per attaccarlo e cacciarlo da Roma. E anche il popolo in realtà cominciò a non amare più così tanto un uomo così megalomane. Cominciarono a disaffezionarsi da Cola, a essere invidiosi nei suoi confronti, a capire che stava esagerando, quindi perse il consenso popolare. Tanto è vero che in una situazione ormai di guazzabuglio fu costretto a scappare a Castel Sant'Angelo, a rinchiudersi perché era inseguito dagli assassini, degli Orsini e dei Colonna, col popolo che in realtà, insomma, non lo approvava più di tanto. E quindi la parabola politica di Cola di Rienzo prende una bruttissima piega. Cola di Rienzo, quindi, dopo questo capitombolo della sua politica, ritiene che sia meglio allontanarsi da Roma per un po'. E allora, per qualche tempo, per qualche anno, vive sostanzialmente da esule. Prima è presente alla corte di re Carlo IV di Boemia, dove venne accolto con tutti gli onori, veniva trattato bene, come un aristocratico, un letterato, quindi alla corte di Boemia aveva un posto assolutamente tranquillo e sicuro. Però Cola non voleva perdere tutta la sua carriera politica, non voleva perdere Roma, e allora pensò di rivolgersi nuovamente al pontefice. Quindi, anche contro il parere di alcuni suoi amici e consiglieri, tornò ad Avignone di fronte al Papa, che nel frattempo era diventato Papa Innocenzo VI. E però Papa Innocenzo VI non lo trattò benissimo. Inizialmente sospettò che fosse un eretico, perché c'erano su di lui delle voci, delle malelingue, era stato cacciato da Roma, quindi lo imprigionò per qualche tempo e fece fare su di lui un'indagine. Però poi, rendendosi conto che non aveva colpe particolari, lo liberò e gli diede il permesso di ritornare a Roma, però senza particolari incarichi e soprattutto senza soldi, cioè non ebbe nessun finanziamento da alcun aristocratico per riprendere Roma. Quindi ritornò a Roma così, da solo, solo con qualche servitore, senza particolare denaro. E qual era la sua posizione? Sicuramente i cittadini romani lo accolsero favorevolmente, perché comunque lo amavano ancora, era stato responsabile di un grande cambiamento politico. E poi Cola aveva ancora la sua forza, il carisma, la capacità di parlare, di infiammare gli animi. Però ormai era anche una persona molto vendicativa, aveva delle idee negative, a volte la sua megalomania usciva fuori. Era sostanzialmente un grande condottiero in declino, in crisi. E quindi i cittadini romani lo vedevano con un misto di affetto, ma anche di disillusione nei suoi confronti. Cola provò a tornare al comando di Roma, immediatamente mise delle nuove tasse, che ai tempi si chiamavano gabelle, delle nuove gabelle per finanziare le sue opere, ma in quel momento i cittadini romani si ribellarono completamente, cioè ci fu proprio una rivolta contro Cola di Rienzo. Il popolo era in rivolta, si precipita direttamente al Campidoglio urlando perché le nuove tasse li avevano scontentati, e lì Cola, un po' invecchiato, ingrassato, confuso, provò ad uscire, cercò di iniziare un discorso per arrangiare la folla come aveva fatto tempo prima, però il popolo non lo ascoltava minimamente. Ormai si era ribellato, si era completamente persa la magia con il popolo, non aveva più quella presa, e allora fu costretto in maniera vergognosa, per non essere linciato, a travestirsi da straccione, da pezzente. Alterò anche la voce, cioè cercò di parlare in falsetto per non farsi riconoscere, e cercò di scappare da Roma. Però mentre scappava per le vie della città, mentre cercava di uscire
da Porta San Lorenzo, di allontanarsi dalla città, venne tradito da alcuni bracciali molto belli che un poveraccio certamente non poteva avere. Quindi venne riconosciuto dalla folla, venne acciuffato e riportato direttamente in Campidoglio per essere processato. Viene processato, le fonti ci raccontano, c'era una sala molto ampia, Cola ormai, ripeto, stanco, ingrassato, confuso, era spaventato al centro, attorno c'erano tutti gli aristocratici di Roma e c'è stato un momento di silenzio perché nessuno sapeva che cosa fare, nessuno voleva cominciare, erano tutti titubanti, quindi c'era un silenzio irreale, carico di tensione, di paura. E a un certo momento però le cronache anonime, però cronache di testimoni del tempo, ci dicono che qualcuno prese la forza, tirò fuori un coltello e lo ficcò nella pancia di Cola di Rienzo. Allora dopo quella prima coltellata Cola ormai è morto quasi sul colpo, ma tutti gli altri aristocratici si precipitarono e lo trafissero violentemente, spietatamente, con decine e decine di pugnalate. Quindi Cola di Rienzo muore in questo modo violento e ignominioso, in maniera vergognosa. Il suo cadavere viene trascinato per le strade di Roma mentre tutti i cittadini guardano, alcuni guardano così, altri lo insultano, altri se ne vanno perché insomma sono anche delusi da quel comportamento. Viene portato sulla via Lata, che è l'antico nome di via del Corso. Viene portato sulla via Lata direttamente sotto a uno delle residenze dei Colonna, i suoi nemici giurati, e lì rimase appeso orribilmente per 2 giorni. 2 giorni il corpo di Cola di Rienzo sotto una delle abitazioni dei Colonna, allo sfregio di tutti, con somma soddisfazione dei Colonna e di tutti i baroni che avevano eliminato il loro nemico. E poi dopo 2 giorni il suo corpo venne staccato, venne nuovamente trascinato e posizionato presso il mausoleo di Augusto, perché quella porzione era sempre territorio appartenente ai Colonna, e lì venne dato alle fiamme orribilmente il suo corpo. E tra l'altro sempre un anonimo testimone oculare ci dice che siccome era grasso, era bello tornito, bruciò a lungo e bruciò anche bene. Quindi pensate, no, che momento tragico, che momento schifoso, che momento vergognoso per Cola di Rienzo. Finisce così questo esperimento politico che Cola di Rienzo aveva fatto. Roma poi, con il ritorno del Papa da Avignone, ritorna a essere ovviamente la sede del papato, quindi avere una forza religiosa, economica, morale, ma non conoscerà mai un'organizzazione cittadina, un'organizzazione laica come invece hanno le città del nord Italia. Finisce così questo esperimento e finisce nella maniera più tragica la storia comunque del più grande condottiero romano medievale. Speriamo di avervi fatto scoprire un personaggio nuovo e avervi anche fatto interessare alla storia romana medievale, che è molto interessante anche lei. E come sempre vi invitiamo a iscrivervi al canale di Scriptamanent, perché se no vi portiamo all'inizio di via Cola di Rienzo, vi facciamo correre per tutta via Cola di Rienzo, che è lunga, fino a Piazza del Popolo, quindi facciamo correre per tutta la via, ma mentre correte dovete dire cola, 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 quindi noi facciamo partire e voi fate cola, 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 tutta la via Cola di Rienzo, mentre voi urlate cola, 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 per non fare via Cola di Rienzo urlando cola, 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 iscrivetevi, se no cola, cola.